Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei Libri dell'Avvento. Ovviamente anche quest'anno non poteva mancare un video in cui vi consigliassi alcuni titoli a tema natalizio da poter leggere durante questo mese, quindi anche quest'anno sono qui per consigliarvi qualche bel titolo che ho trovato e che appunto vi possa far immergere nell'atmosfera natalizia. Non credo di avervi mai consigliato questi titoli, quindi dovrebbero essere tutti veramente nuovi nel senso che non ne avevo mai parlato, quindi delle nuove scoperte perlomeno per me, e spero di dare qualche spunto ovviamente anche a voi. Cominciamo con il primo. Il primo è Lettere di Babbo Natale di Tolkien. È edito da Bompiani ed ha un prezzo di copertina di 13 euro. Il libro che cosa raccoglie? Raccoglie in pratica delle lettere che Tolkien aveva scritto ogni anno ai suoi figli. Nel senso che lui aveva questa tradizione, scriveva ogni dicembre una lettera ai propri figli, però facendo credere loro che questa lettera venisse addirittura da Babbo Natale, quindi era affrancata dal Polo Nord, aveva una scrittura filiforme, dei bei disegni colorati e insomma in ognuna di queste lettere Babbo Natale raccontava un'avventura oppure qualcosa che gli era successo al Polo Nord, quindi troviamo tanti tipi di avventure di Babbo Natale, dei suoi aiutanti, delle renne che un giorno sono scappate, hanno perso tutti i regali, insomma ogni anno era una storia diversa e sempre insomma carica d'avventura che Babbo Natale voleva condividere con questi giovani ragazzi, i figli di Tolkien. La prima lettera risale al 1920 e l'ultima, quella dedicata alla figlia che dice essere anche molto toccante, è del 1943 e sono state tutte raccolte in questo libro. Il secondo libro del quale vi parlo è Storie di Natale, edito da Bompiani, con un prezzo di copertina di 14 euro. In questo caso le storie sono narrate da 7 autori, tra i quali spicca sicuramente Camilleri, comunque 7 autori che hanno deciso di raccontare una loro versione del Natale. Natale, lo sappiamo, è una parola che possiamo associare a tante altre parole, come può essere albero, come può essere presepe, messa, cena, vacanza, regali e così via. Ma appunto questi scrittori hanno voluto dare una loro interpretazione di questa festa così tanto conosciuta che unisce oggi il religioso e il pagano. Quindi non sono tutte storie a lieto fine, perché non si vuole raccontare per forza il lato bello del Natale, quindi la positività o l'amicizia o il riscoprirsi più buoni. Ci sono anche storie di malinconia, storie di solitudine, di regali mancati e così via. Quindi credo che sia sempre interessante anche leggere qualcosa sui tanti aspetti del Natale, anche quelli che rimangono un po' in ombra. Il terzo libro di cui vi parlo è Vita e avventure di Babbo Natale di Frank Baum, l'autore del Mago di Oz. Questo libro è edito da Garzanti con un prezzo di copertina di 6,90 euro. Allora, in questo libro lui praticamente ci parla della vita di Babbo Natale, della sua intera storia, quindi dall'infanzia, dalla nascita in questa foresta incantata fino all'idea di dedicare la propria vita agli altri e a fare regali agli altri. Ma non è solo questo, lui ci svela anche dei segreti su Babbo Natale, quindi per esempio da dove è nata la tradizione dell'albero o quella della calza sul camino, ci racconta come mai il Babbo Natale abbia deciso di calarsi dal camino, oppure come faccia a consegnare tutti i regali a tutti i bambini del mondo in una sola notte. Quindi insomma un libro per immergersi totalmente nella classica atmosfera natalizia, e che a volte ci sta, a volte ci vuole, ecco, e quindi credo che conoscere la storia di Babbo Natale nel dettaglio sia insomma sempre molto interessante e molto d'atmosfera. L'ultimo libro che vi consiglio è La leggenda della rosa di Natale di Selma Lagerlöf. Il libro è edito da Iperborea ed ha un prezzo di copertina di 15 euro. In questo libro l'autrice ha voluto raccogliere fiabe e leggende tipiche, insomma tradizionali, svedesi, quelle che si tramandavano da padre in figlio e che si raccontavano davanti alla luce calda del camino acceso. Quindi sono tutte storie che raccontano varie avventure di vari personaggi più o meno di fantasia, tutte chiaramente ambientate in Svezia e nel gelido inverno del nord, quindi comunque un libro che, anche se non tutte le storie parlano prettamente del Natale, ci fa sicuramente immergere in quell'atmosfera tipica anche natalizia della neve, del freddo e dell'inverno.
Le storie raccontate all'interno di questo libro non sono tutte a lieto fine perché, perché l'autrice ha voluto raccogliere quelle fiabe, quelle leggende che fossero semplici come storie, quindi all'apparenza molto semplici, ma che in realtà vogliono lasciare un messaggio importante ai lettori, quindi qualcosa di molto più profondo. Per questo il lieto fine sta proprio dietro l'apparenza, nel senso che il lieto fine sta per esempio in quel personaggio che è riuscito a capire e a comprendere, ad accettare un proprio limite, o che ha superato una propria paura, oppure che ha ritrovato la fiducia nella fantasia. Insomma, ci sono tanti aspetti positivi nella vita che non sempre, insomma, si racchiudono in quel finale a lieto fine che conosciamo, insomma, che tradizionalmente conosciamo. Quindi credo che possa essere veramente interessante leggere queste storie, non solo perché sono ambientate in Svezia, che è secondo me un paese fantastico, ma proprio perché ci sapranno dare tanti spunti di riflessione, magari qualcosa da condividere, delle letture che si possono anche condividere in famiglia, perché no? Proprio per ritrovare quelle stesse tradizioni che hanno dato vita a queste leggende. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero di avervi dato qualche utile suggerimento di lettura per questo mese di dicembre che ormai si dipana davanti a noi e che ci condurrà inesorabilmente al giorno più bello dell'anno, che è il Natale. Quindi vi do appuntamento a domani con un altro video. Ciao!